Dunque, drone batteria presa, stabilizzatore 56 mm, manfrotto, carica batteria, hard disk, schede, batterie, filtri, seconda macchina per ogni tipo di evenienza. Lì ci siete voi che state seguendo questo nuovo video. L'unica cosa che manca è questa per fare il vlog, perché vi porterò con me in questa assurda avventura. Un cliente mi ha affidato un lavoro molto molto lontano. In realtà non so se è così lontano. Esattamente 1336 km da qui. Ho appena visto su Google. Allora, se facessimo un raggio, se vedessimo dove interseca questo raggio, potrei dirigermi a Eskiseir, che non so dove sia, Chisinau in Moldavia, a Lublino, Dortmund, Parigi, Saragozza, Alicante, Berlino. Ma in questo video non vi dirò nulla. Dove mi starò dirigendo? Dovete scriverlo voi qua sotto nei commenti. La prima cosa di cui avevo bisogno era assicurare il mio bagaglio. Il bagaglio a mano per il biglietto che mi avevano fatto non era incluso. E quindi ho dovuto chiedere al cliente di inserirmi nel biglietto la possibilità di portarmi il bagaglio a mano. Un bagaglio grosso, uno zaino fotografico, che non superasse i 6 kg. I 6 kg. Gege, buonasera, vedi che praticamente abbiamo risolto il problema bagaglio, ovviamente porta quelle misure e quel peso, che il bagaglio a mano non era compreso, e abbiamo pagato un supplemento per l'andata e per il ritorno, va bene? Un abbraccio. Fortunatamente la mia attrezzatura è abbastanza leggera, dovrei farcela. Nel frattempo però prepariamo lo zaino, perché come ho detto poc'anzi dovrò prendere un aereo, ed è la prima volta che porto tutta questa attrezzatura in un aereo. Dirvi amici, sarò lì 4 giorni, 4 giorni intensi in cui farò solamente riprese, riprese per 4 giorni consecutivi. Dovrò avere batterie, dovrò avere schede di memoria, dovrò avere attrezzatura sempre performante e funzionante tutta la giornata, tutti e 4 giorni. Però che packaging figo. Ok, è particolarmente sporco questo, vedi cosa fa? Capisce? Wow. Figo. Il momento della verità. Quando uno prende bene le misure. No, non si nota per niente in video. Vabbè, quello che fa è questo. Capite? Risolvo gran parte dei miei problemi a luce piena. Quando c'è tanta luce posso finalmente avere il diaframma un po' più aperto. Oltre a questo filtro di cui avevo particolarmente bisogno, ho comprato delle nuove batterie per la XT3. Nonostante mi portavo già tutte queste. In fin dei conti, è di gran lunga il lavoro più complesso e più difficoltoso che abbia affrontato finora. In terra straniera, tra l'altro. Questo antipioggia spero che non mi serva. Per risolvere i contatti. Il volume dello zaino va bene. Dovremmo stare sotto i 6 kg. Almeno ha detto della compagnia aerea. Sono. Bene amici, questa è una bilancia per pesare i bambini. Prima però facciamo la taratura. Vediamo se funziona per bene. Questa è una bottiglia da 2 litri. Se tanto mi dà tanto, dovrebbe dirmi 2 litri, giusto? Qui. 1,99 litri, signori. Precisissima. Ok, si trova, è il momento della verità. Sono un po' emozionato. Forza, bello, forza. Non leggo. 5,41 kg! 5,41 kg! Ora il dubbio atletico sorge spontaneo. Porto il MacBook o non porto il MacBook? Facciamo finta che me lo voglio portare per davvero. Ninja, sale 8 kg. Tu rimani qui, amico mio. Meglio così, un pensiero in meno. Quanto pesa così? Mannaia, adesso pesa 6 kg sta cosa. Uffa! 6,41 kg. Senza macchina, povero. Ok, faccio un attimo due conti per un po' di calcoli e vedo un attimino cosa posso togliere, aggiungere o... Oh. Devo inventarmi qualcosa. Magari posso evitare di portarmi a bordo. Batterie del drone? Queste batterie qui che pesano parecchio. Ho messo fuori il caricabatterie del drone con alcune batterie. Il caricabatterie del Ronin. Vabbè, il powerbank e il manfrotto.
Ora, io mi fido ciecamente della compagnia aerea. Per quale motivo si dovrebbe smarrire il mio bagaglio? Quindi rifacciamo da capo. Zero. Metto lo zaino. E signori e signori, 6 chili precisi. 6 fottutissimi chili precisi. Ora, visto che non mi porto il computer, l'unica cosa che posso fare è chiedere a qualcuno del team, perché siamo 10 persone, ognuno che si occupa di cose differenti. Io sono l'unico videomaker del gruppo. Devo chiedere se qualcuno si porta un computer in modo tale da riuscire a scaricare tutto il girato su un hard disk. E quindi avere una copia, perché ho un po' paura a stare 4 giorni con il girato addosso. Se tipo cado in mare, perdo tutto. E quindi la prima soluzione, un hard disk da 2 terabyte. E poi la seconda soluzione, un modo per mettere le schedine vicino al computer, visto che non tutti i computer hanno il lettore delle schede. È un casino. Il bello è che mi sto preoccupando di tutta l'attrezzatura, ma non mi sto preoccupando di che cosa devo mettermi. Cioè, in 4 giorni dovrò comunque mettermi qualcosa addosso, no? Il jeans sarà appropriato? Quali saranno i loro usi, i loro costumi? Che lingua parleranno? In che modo riuscirò ad approcciarmi a loro? Mi stavo dimenticando questa cosa che è importantissima e che volevo farvi vedere. C'è una cosa che è da un po' di tempo che sto facendo, che mi ha salvato un sacco di volte la pellaccia. È questa. La checklist, signori. Io puntualmente dimentico attrezzature in giro per il globo. Visto che continuavo a perdere cose, ho fatto una checklist. Nulla di più semplice. Qui ci sono scritte tutte le cose che mi porterò. Questa situazione, questa semplice lista della minchia, mi ha salvato un casino di volte. E sono grato a me stesso per aver inventato questa lista. Bravo GG. Capite quante cazzo di cose che ci sono che possono andare storte? Ma come sempre me la caverò, in un modo o nell'altro. Probabilmente quando voi vedrete questa storia io sarò già lì. Eugenio del futuro, sappi che ho fatto del mio meglio in questa fredda giornata di marzo. Vabbè, adesso vado a dormire.